Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento, approfondimento politico questa sera, e lo facciamo insieme ad una delle candidate alla poltrona di sindaco per la città di Fano alle prossime amministrative. Do il benvenuto a Marta Ruggeri. Buonasera Lino. Ben ritrovata. Grazie. Ormai vedo che si sta ambientando benissimo in questi sgabelli. Allora, come sempre facciamo, cerchiamo di scandagliare diversi punti, diversi aspetti che contraddistinguono questa campagna elettorale con i candidati e con i protagonisti che si alternano qui nel nostro studio. Con la candidata Ruggeri vogliamo focalizzare un attimino l'attenzione e chiederle anche la sua visione della cosa su un tema un po' di carattere generale, che però può entrare a pieno titolo anche nella discussione politica fanese. La campagna elettorale ormai penso che possiamo dire che è nel vivo, sì. Tante sono le argomentazioni che vengono messe sul tavolo dai candidati, però ce n'è una che giustamente voi volete rimarcare. Sappiamo tutti ormai chi è Greta, questa bambina non più adolescente, sì. Che è riuscita dove capi di Stato, dove intere nazioni hanno fallito, ovvero sia focalizzare in maniera veramente importante l'attenzione sul clima e sull'ambiente. E quindi perché questo tema, che sembra insomma, un tema così più di ampio respiro, può entrare a pieno titolo anche nella campagna elettorale fanese? Questo tema entra a pieno titolo anche nella nostra campagna elettorale, perché anche il nostro è un modello di sviluppo economico cosiddetto lineare, che ha delle inefficienze, cioè si basa sullo sfruttamento intensivo delle materie prime, e la cosa ci sta portando ad un punto di non ritorno, cioè le materie prime si stanno esaurendo e soprattutto l'utilizzo delle fonti energetiche fossili come carbone, come metano e come il petrolio, attraverso la combustione crea quei famosi gas serra che stanno surriscaldando la nostra atmosfera, il principale dei quali è l'anidride carbonica, e si sta aumentando la temperatura del nostro pianeta, e con questo arrivano anche dei fenomeni atmosferici improvvisi, imprevedibili e soprattutto esagerati, come alluvioni, come la siccità, come le grandinate, e anche nel nostro territorio sono avvenuti fenomeni improvvisi di questo tipo, che hanno avuto anche hanno creato ingenti danni a fabbriche, abitazioni, a macchine. Mi sto riferendo per esempio alla grandinata importante che c'è stata nello scorso luglio, proprio nel Pesarese, quindi come vediamo riguarda anche il nostro territorio. E poi naturalmente se non prenderemo delle misure per ridurre questo fenomeno importantissimo e nello stesso tempo grave, è chiaro che aumenterà la desertificazione di territori, aumenterà il livello dei mari per lo scioglimento delle calotte polari dovuti proprio all'innalzamento della temperatura. Fano è una città di mare, quindi in prospettiva, nel periodo più o meno lungo, avrà delle problematiche che dovremo risolvere. Ecco, quindi lo scenario non è uno scenario bello, no. Anzi è uno scenario abbastanza pesante. Poi abbiamo avuto di recente anche dei dati dall'ARPAM sulla nostra situazione dell'aria, che non è, di cui voi avete anche posto l'attenzione su questo aspetto, che non è eclatante. Insomma, quindi come si fa però a cambiare questo indirizzo, questa tendenza? Perché poi dopo diciamo gli altri, ma spesso gli altri siamo noi. Sì, certo. Bisogna innanzitutto cambiare lo sviluppo economico e passare da quello lineare a quello cosiddetto circolare, che si basa sul riuso e il riciclo delle risorse, e sostituendo le materie prime con le materie seconde. E poi bisogna certo fare dei piccoli accorgimenti a livello individuale, però operare essenzialmente su due grandi livelli: il livello globale con degli accordi internazionali, e nel livello locale appunto con delle piccole pratiche che però devono essere indirizzate da un'amministrazione, dalla politica.
E quindi se vogliamo avere un buon presente e soprattutto dare un buon futuro alle nostre generazioni, future generazioni, ai nostri giovani, bisogna che portiamo a compimento la pratica di buone prassi, appunto, virtuose, a partire dalla nostra casa, dalla nostra via, dal nostro quartiere, dalla nostra città, però farlo tutti insieme, perché sennò chiaramente dei cambiamenti importanti e dei miglioramenti sull'ecosistema non si possono avere se una singola persona che le adotta. Bene, quindi Marta Ruggeri come futura candidata sindaca, che cosa attuale sì, no, vedremo se sarà futura sindaca. Sì. Per questo territorio, insomma, cambiare il modello di sviluppo è impegnativo, richiede fondi, contributi, contributi scientifici ma anche tecnici, quindi insomma, qual è la sua opinione? È diventato un problema così pesante l'ambiente? Allora, l'ambiente per noi non è assolutamente un problema, ma si deve trasformare in una risorsa e bisogna naturalmente mantenerlo salubre, accogliente, e all'interno del nostro programma, che trovate sul sito www.martaruggeri.it, ci sono diverse prassi da seguire, diverse idee da mettere in pratica. Però per quanto riguarda proprio l'occasione che l'ambiente può dare, è quella proprio dello sviluppo economico, perché va legata alla produzione con la salvaguardia dell'ambiente. Questo è possibile farlo, e noi abbiamo in idea di realizzare un parco scientifico tecnologico all'interno del nostro territorio, proprio per dare una scossa a livello economico e utilizzando l'ambiente come risorsa. Naturalmente non lo può fare il pubblico da solo, ma ha bisogno di una compartecipazione con il privato. In questo caso bisognerà mettere in rete banche, associazioni delle industriali, associazioni di categorie, insomma, mettere insieme le università, sto pensando a quello di Urbino, quello di Bologna, a quella di Ancona. Però a Fanno già partiamo con una buona base, perché abbiamo la facoltà di biotecnologia di Urbino già insediata nel nostro territorio, e in più c'è il laboratorio di biologia marina che si sta trasformando nel Fanno Marine Center, quindi sono due realtà importantissime che già potrebbero costituire una buona base per dare la via a un progetto ben più ambizioso. Bisogna creare i presupposti e poi iniziare, prima o poi bisogna iniziare, questo è importante, se non si inizia mai non si va da nessuna parte. No, anche perché sinceramente quello che ci interesserebbe fare è applicare le innovazioni tecnologiche allo studio di nuovi processi produttivi per quanto riguarda la pesca, per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda l'industria. Quindi tutto ciò lo si può fare attraverso questo grande incubatore di impresa che abbiamo intenzione di realizzare, che l'avvio e la nascita delle start-up innovative. Certo, però insomma, oltre alle macro azioni, ci sono anche le piccole azioni, perché ognuno di noi può contribuire, quindi anche i comportamenti individuali sono importanti, li dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare anche questo modo di... No? Certo, non è che dobbiamo cambiare stile di vita, però dobbiamo cambiare magari delle piccole abitudini che possono avere delle influenze negative sull'ambiente. Quindi, come dicevo prima, deve essere l'amministrazione ad invogliare i cittadini a mettere in pratica queste azioni virtuose, e secondo noi la linea da seguire è quella delle 4R, quindi di ridurre la produzione di rifiuti attraverso il non utilizzo di imballaggi, soprattutto evitando l'utilizzo della plastica, utilizzando altri contenitori con altri materiali per il trasporto di prodotti, per esempio. Poi bisogna assolutamente riusare gli oggetti, scegliendo i vuoti a rendere, e poi riciclare i rifiuti attraverso una buona raccolta differenziata. Naturalmente l'ultima operazione è quella di recuperare come risorse quello che fino adesso abbiamo considerato rifiuto. Quindi da fare, insomma, ce n'è. Ce n'è. Però insomma, qualcosina si è fatto, abbiamo visto soprattutto nell'ultimo consiglio comunale, quello che ha chiuso la legislatura, dove voi eravate tutti quanti presenti insieme agli altri consiglieri, c'è stata insomma la delibera che elimina l'uso degli oggetti monouso in plastica, quindi da locali pubblici, da spiagge, da soprattutto quei locali vicini alla ferrovia. Insomma, è un piano che parte dal 1° di agosto. Inoltre poi a marzo è stato approvato anche il piano di abbattimento dei gas serra del 40% entro il 2030. Quindi una, come dire,
perlomeno intenzione di intenti c'è stata. Sì, anche se bisogna sottolineare che questa amministrazione nei suoi 5 anni in cui è stata a servizio della città ha fatto poco per contrastare i cambiamenti climatici. Queste delibere di cui parliamo sono state fatte quasi a tempo massimo scaduto, ci stiamo riferendo a una delibera che è stata approvata durante l'ultimo Consiglio Comunale, recependo una mozione che come Movimento 5 Stelle avevamo proposto più di 2 anni fa, era stata approvata all'unanimità e poi era rimasta lettera morta. Quindi è grazie al movimento d'opinione pubblico che è partito da parte di Greta e dalle richieste degli studenti si è arrivato a concretizzare con una delibera queste cose che erano, anche se erano state approvate all'unanimità, erano rimaste lì lettera morta. Infatti nella nostra mozione noi chiedevamo proprio che durante le manifestazioni e gli eventi che si svolgono a Fano non si utilizzasse oggetti monouso se non compostabili e biodegradabili. Questo è stato recepito dall'amministrazione, reso esecutivo attraverso questa delibera ed è più è stato inserito quello che diceva lei, cioè il fatto che anche nelle spiagge, negli esercizi che stanno tra il mare e la ferrovia non si possono usare prodotti di plastica monouso a parte le bottigliette. Certo. Secondo noi bisogna ampliare un pochino il raggio d'azione di questa delibera che è limitante e poi soprattutto crea delle disparità di trattamento anche all'interno degli esercenti stessi. Invece per quanto riguarda il piano per l'abbattimento dei gas serra, è vero che è stato approvato a marzo e quindi finalmente abbiamo aderito anche noi a questo patto dei sindaci, così come era stato lanciato dalla Commissione europea nel 2018, però bisogna ricordare che questo grandissimo movimento europeo per l'abbattimento dei gas serra nasce ben 10 anni fa, nel 2008, e vi hanno aderito quasi il 40% della popolazione europea e noi siamo stati tagliati fuori completamente, sia dall'amministrazione di centrodestra prima, 5 anni prima, e anche dall'amministrazione di centrosinistra che ha recepito queste cose semplicemente adesso, mentre l'obiettivo da cui siamo stati esclusi era quello di ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro l'anno prossimo. E quindi noi ci siamo dati uno step ulteriore, certo. Abbiamo saltato il primo, partiamo direttamente dal secondo, meglio tardi che mai, ci accontentiamo, però quel piano secondo noi è anche parziale perché i gas serra vengono prodotti dall'industria, dall'agricoltura, dal traffico, dai riscaldamenti eccetera e da quel piano sono rimasti proprio esclusi il monitoraggio e l'azione di abbattimento prodotti dall'agricoltura e dall'industria e in più manca tutta una parte rivolta alle misure per l'adattamento del territorio ai cambiamenti climatici. Questa parte viene deferita l'anno prossimo e quindi bisognerà sicuramente farla. Ecco, però è un piano parziale. Però comunque bisogna metterci mano. Sì, sicuramente. Ecco. Su tutte e due gli aspetti. Però voi ci state pensando bene perché nel programma vostro che consta più di 150 pagine, un capitolo molto pesante, importante, proprio mirato sull'ambiente. Quindi Marta Ruggeri, quali sono le politiche che propone proprio a questo riguardo? Allora, come il programma nazionale era molto corposo dal punto di vista ambientale, lo è anche quello locale perché c'è un filo verde che collega le politiche del Movimento 5 Stelle e quindi collega anche le proposte politiche del mio programma che si chiama appunto Fanno Sicura di Sé. È un programma che nasce dai gruppi di lavoro del Movimento 5 Stelle che si è posto in ascolto anche delle realtà economiche e sociali cittadini per la rinascita economica della nostra città e quindi secondo noi bisogna agire su due grandi ambiti per quanto riguarda l'ambiente, innanzitutto ridurre l'inquinamento e poi rinaturalizzare la nostra città attraverso, come dicevo prima, l'innovazione applicata all'economia circolare, ma anche proponendo un efficientamento energetico degli edifici, il costruire sul costruito, favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, quindi per un consumo zero di territorio. E poi ci sono tante altre azioni che bisognerà fare, incentivare i parchi, le zone verdi, la creazione di orti urbani e poi realizzare un vero piano per la mobilità ciclopedonale che sia in sicurezza
sicurezza e, non sia, e sia alternativa al traffico automobilistico, prediligere quindi la mobilità dolce cercando di spostare il traffico di attraversamento cittadino fuori dalla città. E poi insomma con queste sono tutte pratiche volte a ridurre l'inquinamento atmosferico che andrà sicuramente monitorato, così come lei diceva lei prima, no? Siamo tornati più volte su quella famosa centralina di Bellocchi che non funziona da 2 anni. E quindi questa è una nostra priorità. Poi bisognerà incentivare l'agricoltura biologica, l'agricoltura a chilometri zero e anche l'agroecologia, che è quell'agricoltura che utilizza pochissimo l'energia insomma, impiegata in agricoltura. Insomma, bisogna aumentare la raccolta differenziata sia per quantità, vorremmo arrivare all'80%, che per qualità, e quindi introdurre la famosa tariffa puntuale attraverso la quale gli utenti pagano solo l'indifferenziato prodotto. Insomma, e quindi anche questo anche abbiamo questo. In programma. Sì. Insomma, ecco perché è spiegato questo così in poche parole. Un comparto così importante. Sì, ho cercato di dare. Ecco. Poi, naturalmente, chi vuole approfondire può andare a farlo attraverso il sito, come dicevo prima, dove c'è il nostro programma e approfondire questi temi in pochi minuti. In pochi minuti, si riesce semplicemente Però si capisce insomma, il peso delle tante azioni. Che però innescano un volano virtuale positivo, perché si alimenta l'economia green, il biologico, le aziende, la riconversione delle aziende a aziende da tradizionali. Quindi è tutto un volano che passa anche economico, attraverso l'asse economico. Sì, certamente. Però a Marta Ruggeri, sulle politiche ambientali, c'è un piano, qualche cosa che le è particolarmente caro? Sì, io apprezzo moltissimo il programma, la parte del programma che abbiamo intitolato Cuore Verde, che è un progetto di riforestazione urbana molto ambizioso, devo dire, perché nei prossimi 5 anni prevediamo di piantare nella nostra città almeno altri 6.000 alberi, quindi stiamo parlando di un albero ogni 10 abitanti e questo per arrivare ad avere un piano arboreo di almeno 20.000 alberi nella nostra città. Non c'è bisogno che stia qui a dire per lungo e per largo i vantaggi che ha avere alberi in città. Naturalmente possiamo dire che favoriscono l'ombreggiamento e quindi l'abbassamento della temperatura di qualche grado durante i periodi di calura estiva, con le chiome captano gli inquinanti, bonificano l'aria perché assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, sono belli anche da vedere, creano benessere in chi ci vive intorno, quindi hanno tutta una serie di cose positive. Naturalmente però per questo progetto non basta solo l'amministrazione, per questo che dicevo prima che servirà proprio l'aiuto di singoli cittadini, perché naturalmente dovranno finanziare con una sorta di cittadinanza attiva la piantumazione di questo apparato arboreo. E rientra tutto in un progetto del programma che abbiamo chiamato Fano da Mare, l'abbiamo chiamato così quando sono i cittadini che si devono mettere in gioco per realizzare quello che secondo noi è ad oggi un sogno, ma speriamo che possa diventare presto realtà. Poi se diventassi sindaca e se i cittadini mi dessero questo importante ruolo per la città, naturalmente vorrei rilanciare l'impegno del comune, così come previsto da una legge nazionale, per piantare un albero per ogni bambino nato o adottato nel nostro territorio, e poi ripristinare la giornata nazionale degli alberi, che è prevista per il 21 novembre, in cui si potrebbe fare veramente una grande festa insieme ai cittadini, ai bambini. Certo. Quindi il nostro intento è quello di rendere Fano una città più vivibile, non lo possiamo fare da soli, c'è bisogno un pochino dell'aiuto di tutti, che tutti si mettano in gioco, è un obiettivo ambizioso però alla portata di mano, perché altrove l'hanno fatto, quindi speriamo raggiungerlo anche a Fano. Quindi l'ambiente, la tutela dell'ambiente non è un tema elitario e così astratto, ma può anche diventare un motivo per proporre la crescita anche economica e culturale, direi, della nostra città. Quindi votare Marta Ruggeri alle prossime amministrative anche pensando all'ambiente, una motivazione ulteriore. Sì, sì. Pensare all'ambiente e all'economia. E all'economia, certo. Bene, quindi insomma di alberi non se ne ha mai abbastanza, quindi benvenga un albero per ogni nuovo pargolo nella nostra città, ma anche altri
altre occasioni per fare questo, naturalmente. Bene, con la candidata sindaco Marta Ruggeri per il Movimento 5 Stelle abbiamo toccato in questo approfondimento un tema che dovrebbe essere un tema che abbraccia tutti noi, la nostra vita quotidiana, il tema ambientale, il rispetto dell'ambiente e le politiche che si possono mettere in campo per cercare di migliorare quello che è il nostro habitat. Abbiamo capito da Marta Ruggeri quali sono le direttive che il Movimento 5 Stelle per Fano ha in mente di applicare se andrà a governare la città, e quindi questo è un ulteriore spunto di riflessione per tutti quanti in questa campagna politica, campagna elettorale per le amministrative, che si basa anche non solo su temi strettamente locali o magari già conosciuti, però grazie a voi si possono affrontare tematiche un po' più di ampio respiro. Grazie per essere stata con noi. Grazie a lei. Bene, e grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, e io vi rimando quindi ai prossimi appuntamenti, sempre in questo spazio di approfondimento. Arrivederci. Arrivederci.